Abbiamo insomma sentito parlare, ieri peraltro ne ha parlata anche Grillo, la fuoriuscita dal nucleare dell'Italia, fuoriuscita vera o meno, certo è che oggi tornano in scena, oggi proprio poi, le energie rinnovabili, le introduciamo così. Io vorrei anche precisare il senso e il perché della moratoria che noi abbiamo introdotto per quanto riguarda il nucleare in Italia. Noi siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo. Questa decisione ci rende molto più proiettati su quelle che sono le energie rinnovabili, che tuttavia sappiamo che nel mondo possono arrivare a delle percentuali sul totale dell'energia necessaria che sono assolutamente minori. Mentre il governo per porre del referendum scappa via dalle sue stesse decisioni sull'impossibile, improbabile, impresentabile piano nucleare, contemporaneamente strema, distrugge, annichilisce il settore delle fonti rinnovabili. Non è un giorno qualunque quello in cui ne parliamo delle fonti rinnovabili, perché proprio oggi dovrebbe essere, o dovrà essere, perché in realtà scadeva oggi, approvato il quarto conto energia. Adesso capiamo bene di che si tratta, riguarda gli incentivi a fonti rinnovabili, però insomma su questo c'è dibattito, c'è discussione. Che cosa sono? Davvero una scommessa per il paese? La politica di centrodestra o di centrosinistra le appoggia, le ostacola? Questo parliamo insieme ai nostri ospiti che vado a salutare iniziando dall'onorevole Luigi Lazzari, Commissione Attività Produttiva alla Camera del Popolo della Libertà. Buongiorno. Peraltro relatore del decreto Romani, dal nome del Ministro dello Sviluppo Economico, sulle energie rinnovabili. Il senatore Francesco Ferrante, responsabile del settore energia del Partito Democratico, ex presidente di Legambiente, dico bene, presidente, sì, direttore di Legambiente, ex direttore di Legambiente, segretario generale di Asso Energie Future, l'associazione di categoria che, come dire, riguarda e coinvolge tutte le aziende che lavorano nel settore delle rinnovabili, peraltro alimenta molto un'associazione che si chiama SOS Rinnovabili, perché c'è un SOS evidentemente secondo lui. Gaetano Buglisi, buongiorno Buglisi. Buongiorno. In attesa di collegarci con Genova, dove avremo una posizione interessante da rappresentare, saluto davvero un amico di Agorà, come io dico spesso, ricercatore del CNR, fisico nucleare, e ci ha aiutato molto durante i giorni del dramma di Fukushima, Valerio Rossi Albertini. Bentornato, Grazie, buongiorno. Rossi Albertini. Buongiorno a Ce l'ho Genova. Ce l'ho Genova, direttore Dipartimento Studi e Ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, quelli che proprio sono liberisti fino in fondo. Carlo Stagnaro, buongiorno Stagnaro. Buongiorno. L'ultimo applauso a Federico Ruffo, il nostro inviato, che adesso ci porterà nei meandri anche politici del conto energia. Però permettetevi proprio prima una domanda didattica, io la chiedo al nostro esperto, che è bravissimo nello spiegare a noi che non capiamo niente le cose che lui capisce bene, cosa sono le rinnovabili, perché a casa questa è una parola che torna, ma poi rischiamo noi giornalisti di non spiegarla bene. Riesce in 30 secondi a spiegarmelo bene, Albertini? Penso di sì, bisogna considerare che la maggior parte dell'energia che viene prodotta in Italia è utilizzata nelle forme, diciamo, classiche di combustione di determinati materiali che si chiamano appunto combustibili fossili, che sono gas, carbone, e anche petrolio, anche se stiamo riducendo le quote. Anche l'uranio stesso, che servirebbe ad alimentare i reattori nucleari, in realtà è una fonte che è a esaurimento. Le fonti rinnovabili, di contro, sono quelle che sono prodotte dagli agenti naturali e quindi non possono esaurirsi spontaneamente, perché è la natura stessa a restituircele quotidianamente. E sono Quindi il il sole. sole, il vento, il calore della terra e adesso poi spero parleremo anche di altre fonti innovative Quelle che nuove di stiamo cui Valerio Rossi Albertini si sviluppando. occupa ci porterà nei meandri dei suoi istituto, diciamo anche nei misteri del futuro del suo istituto. Però facciamo una cosa, prima entriamo in una parte un po' meno misterica che è il Parlamento italiano, perché Ruffo, visto che oggi si dovrebbe approvare il conto energia, è andato un po' a capire cosa ne sanno anche i Sì, no, parlamentari siamo andati italiani, no? a cercare di capire cosa ne pensavano, almeno inizialmente, però poi mentre stavamo lì.
siamo accorti che non è che proprio tutti sapevano di cosa parlavamo. Cioè, che oltre a non pensarlo proprio in modo chiarissimo, alcuni non sapevano proprio di cosa stiamo parlando. Va bene, andiamo a fare questa, tiriamo un po' le orecchie al Parlamento, vediamo, però poi invece lo spieghiamo che cos'è il conto energia. Ma forse qualcuno ce lo spiega, vediamo. Le vacanze pasquali in Parlamento sono un po' più lunghe, quindi i lavori riprendono soltanto mercoledì 27 aprile, a 7 giorni esatti dalla retromarcia del governo sul nucleare. Così miliardi di euro sono tornati sul tavolo, poco dopo che altri euro, milioni però stavolta, sono stati tagliati dal cosiddetto conto energia, il programma di incentivi per il fotovoltaico. Stiamo occupando di un servizio sul conto energia 2011. Io sto qui perché devo fare un'intervista sul testamento biologico, il mio redattore. Se non viene questa qui, io me ne vado perché ho il comitato dei nove seduto lì. No, più che altro cercavamo di capire questa cosa. Sa che ci sono stati, in base al conto... Io sono un medico, Onorevole, buongiorno, ci scusi, siamo di Rai 3. Ci stiamo occupando di un'inchiesta sul conto energia 2011, su questi tagli al fotovoltaico. Ci domandavamo se non fosse il caso di ridare questi soldi. Ci stiamo occupando di un'inchiesta sul conto energia 2011. Stiamo raccogliendo un po' di dichiarazioni. Ha ragione Lidia, che il partito liberale. Ma io non ho niente da. Ah, sai, questi tagli al fotovoltaico sono stati persi molti soldi. Sono favorevole al fotovoltaico. All'improvviso si fa largo l'impressione che non proprio tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Ci stiamo occupando di un'inchiesta sul conto energia 2011, quindi cercavamo di raccogliere un po' di opinioni su questi tagli. Se mi perdona, però io ho un voto in commissione adesso. I tagli alle energie alternative. Che purtroppo una persona ha visto che mi sta aspettando. Buongiorno, arrivederci. L'Italia ha bisogno dei nuovi italiani. Volevamo farle una domanda sul conto energia. Sa che ci sono 1500 posti a rischio? Senta, ma secondo lei il conto energia è adeguato? Almeno lei è scappato. Ma dopo qualche ora arriva qualcuno che sulla materia sembra più preparato. Sta parlando dei contributi riconosciuti dal governo a quanti producono energia da fonti diverse da quelle tradizionali. E c'è necessità che questo conto vada rafforzato, perché se diciamo no alle centrali nucleari, da qualche parte bisognerà produrre quell'energia. Come sempre si fa, siamo passati dal tutto al niente, e il niente ha una ragione. Siccome i soldi sono pochi, bisogna utilizzare quel poco che c'è per puntare tutto sull'unico obiettivo che il governo aveva, ha e continua a avere anche per il futuro in mente, cioè il nucleare. E alla fine arriva lui, il diretto interessato, l'uomo che ha firmato i tagli e che ora studia i nuovi incentivi, il ministro Paolo Romani. C'è molta preoccupazione anche alla luce di questo, di questa retromarcia, comunque di questo stop provvisorio sul nucleare. Ci si domanda... Questa retromarcia, nel senso che c'è un conto energia 4 che sta per essere fatto, ci sono degli incentivi che sono dedicati al fotovoltaico, che erano stati giudicati eccessivi, motivo per cui il terzo conto energia è stato interrotto il 31 di maggio, adesso fra giorni addirittura verrà fatto un quarto conto energia dove non vengono ripristinati, dove continueranno gli incentivi al fotovoltaico con una diminuzione che rendano gli incentivi italiani simili a quelli europei. Che sostanzialmente per voi erano eccessivi rispetto alla media europea? Per noi, per i cittadini italiani. Allora, eccessivi gli incentivi al fotovoltaico è una delle cose che ha creato grandi polemiche. La SOS Rinnovabili nasce un po' da quello, l'opposizione sostiene, Angelo Bonelli, leader dei Verdi, dice attenzione, oggi potrebbe chiudersi l'era delle rinnovabili. Voglio capire intanto da Lazzari se gli incentivi, tanto cosa sono e se vengono rimessi, sono diciamo un aiuto a cittadini privati e a comuni e autorità locali per mettere su impianti rinnovabili. Bisogna dire pure da dove vengono. Da dove vengono? Vengono dalle tasche dei cittadini italiani. Come quasi sempre i soldi che arrivano dallo Stato, cioè non diciamolo, ci sono sponsor questo, privati. Diciamolo questo, perché sennò sembrerebbe che il governo sia impazzito e che non abbia voglia di sostenere le energie rinnovabili, mentre invece, sapendo che i soldi vengono dalle tasche dei cittadini italiani, che pagano una da tutti tassa, quelli che ci stanno vedendo, i quali pure saranno tutti entusiasti delle energie rinnovabili, ai quali però bisogna dire attenti, siccome le paghiamo dobbiamo essere accorti. Sa che Buglisi già su questo credo che non sia d'accordo con lei, neanche che vengano difende, dagli italiani difende altri interessi. Io cerco di ma vengono di dagli italiani o no Buglisi gli interessi dei cittadini italiani vengono dagli italiani
li paghiamo noi. Si pagano sulla bolletta, come si paga il costo del petrolio, del gas, del carbone, diciamo, del nucleare da dismettere. Così i cittadini sanno giudicare. Sono pezzi della nostra bolletta, li paghiamo per il petrolio e li paghiamo anche per le rinnovabili. Cominciamo benissimo a dire le cose. Andiamo avanti e poi sentiamo secondo, anche la posizione dell'opposizione. Secondo, la tesi che pure traspare, diciamo, dai servizi sarebbe quella secondo la quale se si fa rinnovabili non si fa nucleare e viceversa. La cosa non sta in piedi, lo dico con estrema chiarezza. Noi siamo per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei limiti, nella compatibilità delle risorse finanziarie che si possono prendere dalle bollette. Punto. Il nucleare è in alternativa, era in alternativa, perché è inutile nasconderlo, c'è un fermo pesante, non voglio manco introdurre questo argomento, voglio ne parleremo, sì, alle rinnovabili. Ne parleremo la prossima settimana. Meno nucleare significa più petrolio, più gas o più carbone. Però mi faccia capire questo, onorevole. Lei dice, noi cittadini mettiamo attraverso le bollette dei soldi per incentivare il fotovoltaico. Esattamente. Ne stiamo mettendo, non abbiamo messi il troppo. Diceva il ministro Romani, sono i cittadini che protestano. No, piano, da che base piano, questo? Poi piano, sentiamo Ferrari. Allora, noi riteniamo che le risorse che si possono chiedere alle tasche degli italiani anche attraverso le bollette devono essere ragionevoli, non possono portare il prezzo dell'energia ad un costo troppo elevato e soprattutto devono essere graduali. Viceversa, noi oggi abbiamo un problema, Ferranti lo sa quanto lo so io, che in Italia, per una serie di ragioni, e poi vorrei pure approfondirle quando mi sarà data la possibilità di farlo, è venuta fuori una bolla, cioè una crescita enorme. Cioè sono stati tra troppi soldi secondo lei? No, non soldi, no, un attimo. Sono tutto un tratto partiti una serie di investimenti massicci di tutti i tipi, di piccoli imprenditori, di gruppi esterni, di fondi di investimento, cioè una marea di investimenti per una serie di ragioni. Ma non è un bene se dobbiamo incentivare non è totalmente un bene, andiamo piano, perché se esplode tutto a un tratto una domanda fortissima di investimento e quindi nello stesso momento noi dobbiamo andare a chiedere istantaneamente ai cittadini italiani pagate tutta questa energia che bisogna produrre, rischiamo di fare un male. Mi fa sentire altro, subito, torno da no, lì, però. No, uno solo. Va bene, lo dica, solo. Poi però sentiamo Ferrante, Puglisi. Perché dico la gradualità? Perché siamo interessati allo sviluppo delle rinnovabili, ma non delle rinnovabili che ci sono oggi, anche delle rinnovabili che ci saranno domani, dopodomani, di quello che accadrà nel settore della ricerca. E se le risorse ai cittadini italiani le chiediamo tutte oggi, domani con che cosa finanziamo queste novità? Ferrante, per sentire la posizione del Partito Democratico e poi andiamo a sentire Puglisi. Io penso che noi sui principi generali potremmo anche essere tutti d'accordo, però si tratta qui di governare, fare delle scelte politiche concrete e rispondere alle esigenze. Allora, punto primo, io vorrei che chi ci ascolta prendesse atto che Berlusconi è ormai l'ultimo dei leader al mondo che ritiene che il futuro sia il nucleare, l'abbiamo sentito prima. In realtà quello che è successo... Ha detto anche le rinnovabili però. Sì, però è partito dicendo il futuro, per noi il futuro è il nucleare, non si potrà avere futuro senza nucleare. Ora, è quello che succede nel mondo, esattamente il contrario. La Merkel dice che Fukushima è stato lo spartiacque della tecnologia mondiale ed esce dal nucleare, il commissario europeo all'energia dice che bisogna parlare di opzione zero per il nucleare, insistere sul nucleare come fa Berlusconi è già una questione che ricorda i giapponesi, quelli che credevano che la guerra non fosse finita, insiste. Allora, quello è il primo punto. Secondo, questione rinnovabili. Il punto è, e l'onorevole Lazzari dovrebbe ricordarlo, è che noi avevamo in discussione un decreto, quello che poi è stato approvato dal governo il 3 marzo, che doveva riformare gli incentivi delle rinnovabili per rispettare un impegno che avevamo preso con l'Europa, che dovevamo incentivarle di più, promuoverle di più per arrivare al 20%, anzi al 17% per l'esattezza, entro il 2020 dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili. Cioè noi il 2020 dobbiamo produrre la nostra energia per il 20% attraverso fonti per rinnovabili. Per il 17% fonti rinnovabili. Oggi siamo al 7-8. Questo è l'ordine di grandezza. Serve un aumento importante. Questo è l'ordine di grandezza sull'energia, perché poi ora noi ci stiamo concentrando solo sull'energia elettrica, ma l'energia è anche trasporti, riscaldamento, quindi sono tante cose. Non si può fare senza incentivi adeguati. Dobbiamo
dobbiamo farlo. Tutto il mondo si fa con gli incentivi, e si fa con gli incentivi che vengono prelevati dalle bollette e non dalle tasse, perché deve essere, la bolletta è chi consuma di più incentiva di più queste rinnovabili. Abbiamo discusso in Parlamento, straordinariamente, proprio straordinariamente, perché le polemiche, come dimostra anche l'ora e mezza precedente, sono forti. Non mai, no. Però straordinariamente su questo provvedimento avevamo raggiunto l'unanimità, sia alla Camera, dove lui era relatore, sia al Senato, e abbiamo proposto al governo dei miglioramenti a quel decreto che potessero andare in quella direzione. Era troppo bello, per che ha fatto il governo, non ha considerato affatto quello che gli diceva il Parlamento e ha addirittura tagliato all'improvviso la questione del fotovoltaico. Quindi in questo momento gli incentivi al fotovoltaico sono stati ridotti. Se fossero stati ridotti saremmo stati d'accordo. Invece proprio perché io per primo dico rubinetto. Che la riduzione ci deve essere la riduzione degli incentivi che vada di pari passo con la tecnologia che avanza. Invece il governo ha detto li tagliamo e poi decidiamo come farli. Allora, mi fa sentire Buglisi, che lavora sul settore, poi sento Stagnaro e anche Rossi Albertini qua, cioè, quali sono i problemi che voi riscontrate? Questo taglio degli incentivi che cosa sta comportando per il settore di chi crea gli strumenti, diciamo, per prendere l'energia fotovoltaica? È più che altro una questione di metodo. Io mi voglio riallacciare a quello che ha detto l'onorevole Lazzari e l'onorevole Ferrante. L'onorevole Lazzari ha parlato di ragionevole, graduale decremento, mentre il senatore Ferrante ha parlato di un recepimento di una direttiva comunitaria. In realtà è un problema diverso, è un problema di certezza del diritto, è un problema di retroattività della legge che degli operatori industriali non si possono permettere. No. Gli incentivi c'erano, li ha fatti questo governo, il governo Berlusconi, e li ha fatti il 6 agosto del 2010. Si chiama terzo conto energia. Stiamo al quarto. Quello era il quarto ancora non c'è. Il terzo conto energia proponeva e ha proposto, ha legiferato degli incentivi graduali, decrescenti, fino a dicembre del 2013. Il fatto è un altro, che in un paese che dovrebbe essere la culla del diritto, almeno così mi hanno insegnato, dove la retroattività della legge è la cosa più, veramente barbara che si può fare, è stata convertita una legge comunitaria che doveva incentivare la promozione delle rinnovabili, non tenendo conto delle commissioni di Camera e Senato, di fatto abolendo retroattivamente un sistema che aveva creato. Ma come a voi cosa comporta? A noi cosa comporta? Che migliaia di imprenditori, non solo italiani, che avevano fatto affidamento su una legge dello Stato promulgata il 6 agosto 2010, che proponeva. Cosa comporta? Il blocco totale degli investimenti, ci sono 120.000 persone che adesso lavoravano finalmente con le rinnovabili, rischiano, che sono a rischio il posto di lavoro. Arrivo subito, Lazzari, mi fa sentire Sagnaro se, come la vede dal suo punto liberista questa situazione, se ci crede nelle rinnovabili. Ci divertiamo con Sagnaro. Ma io credo che le rinnovabili possano dare un contributo importante allo sviluppo della produzione energetica in questo paese e nel mondo. Credo che il modo in cui sono state sostenute nel passato e il livello del sostegno che hanno ottenuto sia stato oggettivamente esagerato. Si diceva prima che noi paghiamo le rinnovabili tanto quanto paghiamo altre fonti energetiche. Questo non è vero, sia per le modalità in cui il sostegno avviene, cioè le altre fonti energetiche ciascuna impresa elettrica le mette nel suo portafoglio e se sono competitive fa dei profitti, se non sono competitive segna delle perdite, mentre le fonti rinnovabili le paghiamo attraverso un contributo ulteriore che siamo costretti a pagare sulla bolletta e vengono remunerate a prescindere dalla loro competitività. E non è vero, nel senso che a parità di spesa, un euro speso su fonti come il fotovoltaico produce molta meno energia di quanto ne produca un euro investito su altre fonti. Cioè sono euro che valgono di meno, dice elettrica. Dirò di più. Ma non è vero, noi abbiamo pagato. Ferrante dice che non è vero, sentiamo poi Rossi Albertini. Sulle fonti fossili abbiamo pagato col CIP 6 40 miliardi. Era quello il meccanismo che abbiamo dato soldi. Fatemelo sentire Stagnaro, se no non lo sento. Il CIP 6 è stato una vergogna nazionale che riguarda, come dire, una quota importante ma limitata della nostra produzione elettrica, e soprattutto una vergogna che sta finendo,
E su questo siamo d'accordo, ma non ha nulla a che vedere. Cioè, dire che noi abbiamo sbagliato col chip 6 non ci autorizza a sbagliare di nuovo sulle fonti rinnovabili. Che a casa non capiamo. O dando eccessivi. Rossi Albertini ha ragione, dando incentivi eccessivi alle fonti rinnovabili. Un altro punto rilevante è che la ragione per cui ci viene chiesto di sussidiare le fonti rinnovabili è conseguire degli obiettivi di natura ambientale, in particolare ridurre le emissioni di anidride carbonica. Io non capisco perché la riduzione delle emissioni di anidride carbonica deve essere remunerata in maniera diversa a seconda della fonte con cui la ottengo. Se io evito di emettere una tonnellata di anidride carbonica in atmosfera, è assolutamente irrilevante dal punto di vista dell'ambiente se lo faccio col solare o con l'eolico o col geotermico, con le biomasse o non consumando energia. Eppure l'attuale schema di incentivazione delle fonti rinnovabili dava molte più risorse ad alcune fonti, in particolare il fotovoltaico, e molte meno risorse ad altre fonti. Questo ragione, a me sembra come dire, ingiustificato dal punto di vista del perseguimento dell'obiettivo ambientale a cui queste misure sono indirizzate. Ho ben capito. Sentiamo Rossi Albertini rispetto alla doppia valutazione di Stagnaro, poi vi faccio vedere cosa sta facendo adesso Rossi Albertini e torno da Lazzari. Benissimo. Quando parliamo di energia è estremamente difficile pronunciarsi in maniera univoca. Io vorrei far notare una cosa. Noi produciamo l'energia elettrica per il 50% dalla combustione di gas naturale. Il gas naturale negli ultimi tre anni, il prezzo del gas naturale sul mercato, sulle borse europee è che crollato. Che dall'Algeria, dalla Russia, dalla Libia. Sì, ma comunque sulla borsa valori è là che si misura quanto ci costa. È crollato e in bolletta non si è risentito di questa diminuzione, quando metà della bolletta circa dovrebbe pesare sul gas naturale. Allora, ovviamente i discorsi sono molto complessi, io posso da tecnico soltanto fare una valutazione. Quando anche costasse di più l'energia prodotta da fonti rinnovabili, quello è un investimento per il futuro, perché così, che, ecco, questo qui è proprio il grafico, se poi lo inquadrate, dell'andamento del prezzo. Stiamo vedendo l'andamento del gas. Sì, del prezzo del gas. Allora, fermo restando il fatto che sarà gravato da accise, da tasse, da balzelli vari, comunque c'è una riduzione sostanziale del costo che non si vede in bolletta. Quindi la riflessione è, sì, magari c'è un costo differente, ma ci sono talmente tante altre questioni di carattere politico, di carattere strategico, di carattere economico e sociale che pesano, che bisognerebbe forse guardare più in prospettiva. L'obiettivo che vogliamo centrale è affrancarci dal consumo di materiale combustibile fossile e quindi non rinnovabile che dobbiamo comprare dall'estero. Bisogna se fare sì, uno sforzo, un diciamo. Piccolo sforzo forse. Allora è facciamo caso una cosa, entriamo con Federico Ruffo nel laboratorio proprio di Rossi Albertini, perché lì vediamo che intanto il futuro corre veloce e poi torniamo con Lazzari Ferrante e gli altri ospiti per capire quello che accade oggi. Vediamo. Guardate questo video. In poche settimane è diventato tra i più visti su YouTube. Mostra su scala ridotta il funzionamento di un'auto ad idrogeno. Per qualcuno fantascienza. Quello che gli scettici non sanno è che questa tecnologia non solo esiste, ma potrebbe già essere montata su tutte le nostre macchine. Nelle campagne attorno a Roma, in questo stabile, si trova il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E dietro a queste porte si studiano nuove fonti energetiche, quelle che dovrebbero salvare il mondo e che in realtà già potrebbero farlo. Ecco il nostro motore ad idrogeno, su scala ridotta, perfettamente funzionante. Dovrebbero produrre energia in maniera alternativa e andare in un futuro a sostituire quello che oggi è il motore a scoppio di una macchina. Cioè è come un motore però, esatto, anziché bruciare benzina o gasolio, brucia idrogeno. Esattamente, noi qui inseriamo idrogeno, abbiamo una piccola bombola e otteniamo come prodotto di scarto vapore acqueo. Cioè da qui esce acqua. Da qui, da questo tubicino esce acqua, come vedeva in una piccola questo bottiglia. È un motore che anziché il gas di scarico produce esattamente, perfettamente acqua. Pulita, volendo potremmo anche berla. Anche assolutamente sì. Il rendimento è del 100%, non ci sono dei limiti, mentre nel motore a scoppio abbiamo dei limiti fisici che ci impediscono di avere dei rendimenti, perché comunque si produce calore. Un motore normale? Teoricamente il 40%, in pratica un 20%. Va in calore, il motore che si scalda, l'attrito delle ruote per terra,
mentre da un punto di vista teorico qui abbiamo la possibilità, essendo una reazione chimica, di avere il 100%. Il problema forse ad oggi è che siccome produce corrente elettrica bisogna mentalmente riuscire a capire che forse dobbiamo rinunciare all'ipotesi di avere macchine scattanti che consumano benzina e fanno da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi. Poco più in là invece si studia come rifornire di energia le case usando solo il sole e magari facendolo costare meno, molto meno. Quindi materiali che sono ecocompatibili, non hanno impatto ambientale, non vanno smaltiti, sono abbondanti, non vanno a esaurimento, non abbiamo problemi di approvvigionamento, mentre un pannello tradizionale è rigido, diciamo, questo può essere depositato su un materiale flessibile, un foglio di plastica, tipo quello delle bustine, quindi può essere appoggiato e quindi può essere ricoperto, qualunque superficie può essere ricoperta. In poche parole, grazie a questo piccolo elemento, a breve sarà possibile avere una vernice fotovoltaica. Spalmandola, qualunque superficie diventerà un pannello solare. L'obiettivo è proprio quello di farlo su supporti plastici completamente trasparenti, flessibili e quindi di poter ricoprire palazzi interi senza vincoli. Senza dover installare, sostanzialmente, sì, solo stendendolo. Sì, sì. E fra i progetti in fase di realizzazione ce n'è uno che prevede la costruzione dei pannelli solari utilizzando le vecchie buste di plastica dei supermercati, quelle dismesse lo scorso anno, così da riciclarle. Peccato che nessuno o quasi abbia ancora deciso di produrre su vasta scala tutto questo. La Fiat e altre società hanno realizzato 10 auto a idrogeno poi acquistate dalla Regione Lombardia, ma in realtà sono ad alimentazione ibrida, idrogeno e metano. Quanto al fotovoltaico flessibile, beh, gli americani hanno timidamente prodotto pochissimi esemplari. Vedete che il futuro corre veloce, però nel frattempo dobbiamo capire se oggi i soldi ai privati, parliamo dei privati, ai comuni, interessato molto chiaramente Puglisi, verranno ridati o no. Lazzari, ci spieghi, abbiamo pochissimi minuti, cerchiamo spiego, di capirlo. Spiego subito che tutto quello che abbiamo io sono visto, un privato, voglio mettere un fotovoltaico, lo posso fare fra un mese con la chiave dello Stato? Mi metto nei panni di chi sta guardando. Chi ha visto questo servizio, bellissimo devo dire, sappia che negli impianti di cui si sta chiedendo il finanziamento in maniera oltranzista eccetera non c'è nessuno di questi impianti perché sono innovativi, perché devono ancora arrivare. Secondo, l'obiettivo che ci si era dato per il 2020, lo dico a Ferrante che risa questi numeri, era che il solare tutto sommato nel momento in cui raggiungeva 8.000 megawatt era un obiettivo troppo basso e non era troppo basso, calma, prima ci siamo trovati a 8.000 megawatt, lo dicano i cittadini meglio, in Germania, scusa. Che vuol dire 8.000 megawatt? Guardate che a casa non sappiamo nulla, I cittadini sappiano che 8.000 megawatt è come se fossero 8 centrali di quelle tradizionali più o meno, di quelle a carbone per intenderci o a gas. Questo obiettivo veniva considerato ottimale da raggiungere nel 2020. Si sappia, e lo si dica almeno, che lo abbiamo già raggiunto in questo momento. No, non dite di no. Sono 4.000 quelli installati. Sapete perfettamente che sono in costruzione in Italia tanti di quegli impianti. La Germania, che ha molto meno sole di noi, ha molti più impianti di noi. Appena entreranno in funzione saranno raggiunti gli 8.000. Secondo, allora, deve essere l'ultimo, Ferrara, perché non c'è Lazzari, perché non c'ho più il tempo. Usciamo fuori. E poi c'ho Ferrara. 7 miliardi che sono noccioline o sono una cifra consistente? Quindi lei dice non è un taglio, non è una sparizione, ma è un taglio al massimo. No, nemmeno. Neanche un taglio. Si taglia il quanto dare ad ogni megawatt corrisposto. E siccome loro, quelli che rappresenta Puglisi, Asso Energie Future, possono pure guadagnare qualche lira in meno, è inutile che piangano, perché potete anche ridurre, perché in Italia chi investe in questo settore sta facendo 10 secondi di replica, Puglisi, non ce l'ho di più, e poi va rapidissimo. Gli affari d'oro possono diventare d'argento. Il problema, sono d'accordo, si può anche guadagnare di più. Il problema è che non c'è più credibilità nel sistema paese. Nel momento in cui viene fatta una legge che con effetto retroattivo taglia le prospettive, è un disastro, non c'è credibilità. L'appello mi sa che viene dalla vostra parte, quello di Ferrante. L'appello è a Romani e a Prestigiacomo che devono firmare oggi quel decreto, ascoltino se non altro quello che le regioni, di nuovo unanimemente, destra e sinistra, ieri gli hanno suggerito dal punto di vista dei meccanismi
di incentivazione che possono garantire certezza e sviluppo di un settore che è l'unico che in questo momento di crisi dà occupazione e sviluppo. Grazie a Ferrante, non c'ho più tempo, mi scuso con Falasca che ha parlato poco. Buglisi, Lazzari, Rossi Albertini, Ruffo, 30 ore per la vita, questo è l'appello che facciamo noi. 8 minuti promosso, per la vita promosso da Croce Rossa, un defibrillatore a scuola, gli impianti pubblici, mandate un sms o telefonate a 45508, mi raccomando, grazie. A lunedì, ora Michele Mirabella, la Crosetta e Pino Strambioli.